I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TeachMill ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TeachMill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TeachMill, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: il trading di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale. Assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Allora, questo webinar è presentato da me, Giuseppe Cerico, la Country Manager Italia di TeachMill, e con me questa sera Sergei Magala per l'ultimo webinar che io ho battezzato sulle illusioni ottiche che vediamo spesso sui grafici. Questa sera chiuderemo, diciamo, la trilogia e vedremo sicuramente cose interessanti. Però prima di partire con entrare nel vivo del webinar, volevo farvi vedere una cosa su TeachMill, su come inviare la richiesta per diventare clienti professionali, perché come ben saprete, ad agosto, esattamente il 1° di agosto, entreranno in vigore le disposizioni ESMA e quindi ci sarà la riduzione della leva finanziaria da 500 a 30. Per mantenere la leva e quindi non subire aumenti di margini, c'è la possibilità di inviare la richiesta come cliente professionale. Come si fa? Innanzitutto bisogna essere clienti di TeachMill, quindi poi collegarsi nell'area clienti, quindi dalla nostra homepage su login. Poi scegliere le due regolamentazioni per i clienti europei, attualmente è a disposizione solo quella del Regno Unito, quindi della FCA UK. Una volta entrati nell'area clienti, compare questo alert dove vi dice di praticamente se vuoi mantenere la leva, invia la richiesta per diventare cliente professionale. Si clicca sul tool, mettiamo magari in italiano. Dopodiché verrete reindirizzati al questionario composto da tre semplici domande. Prima di tutto, ovviamente, leggete i vantaggi di diventare cliente professionale, ma anche le protezioni che si perderanno diventando cliente professionale. Dopodiché, bisognerà rispondere a tre domande. Le domande molto semplici, sì o no. Il numero medio di operazioni significative effettuate per trimestre durante l'ultimo anno è stato superiore a 10? Sì o no? Quindi per operazione significativa si intende un 0,4, quindi 4 mini lotti su euro-dollaro. Bisogna farne 10, quindi circa 4 lotti. Poi la seconda domanda è: il valore attuale del tuo portafoglio di investimenti è maggiore o uguale a mezzo milione di euro? Sì o no? Non deve esserci ovviamente sul conto trading mezzo milione di euro, ma gli investimenti quindi azioni, contanti, saldo dei vari conti trading, fondi, investimenti immobiliari, deve essere superiore a mezzo milione di euro. La terza e ultima domanda è se hai lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che prevedeva la conoscenza di prodotti finanziari in leva. E anche qui bisogna rispondere sì o no. Se si soddisfano due dei tre requisiti, si diventa clienti professionali e quindi non si avrà l'abbassamento della leva da agosto. La nostra compliance potrebbe poi richiedere delle prove a sostegno di quello che si è dichiarato. Io, Sergei, se sei d'accordo, prima di passare a entrare nel vivo del webinar, visto che stanno ancora entrando un po' di persone perché qualcuno mi ha detto che c'è stato un piccolo problema con i link di registrazione. Faccio vedere una cosa che non è propriamente del training, ma il mio marketing mi ha richiesto di farlo rivedere, altrimenti mi sgridano. Quindi, che cos'è? È un contest basato sui selfie. Praticamente, come funziona? Bisogna andare sulla nostra pagina di TeachMill, quindi seguirci su Facebook, Instagram o Twitter. Farsi un selfie da un edificio, un distretto finanziario, da un ufficio o dalla propria piattaforma di trading. Noi saremo anche a Rimini, quindi va bene anche farlo
dal nostro stand e poi va caricato sulla pagina della sfida con questo hashtag TICMIL Global Markets, dove va inserito? Va inserito sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, quindi TICMIL Globale, non TICMIL Italia, quindi basta digitare TICMIL e sulla pagina ufficiale, andare su Take a Selfie Win e qui, quindi clicca qui inserire fare l'upload della foto, quindi con già c'è l'hashtag TICMIL Global Markets, inserire la propria email e poi c'è la votazione che viene fatta dove? Non ricordo, ecco qui là c'è poi la votazione con i primi 5 che ottengono più voti riceveranno dei gadget, del merchandising del mondiale, quindi tra palloni, magliette ufficiali, firmate dai calciatori, eccetera, eccetera. Ok, allora il momento del marketing è finito, quindi leggo qualche email qualche domanda sui clienti professionali. Non si diventerà mai cliente professionale, dipende se si hanno i requisiti. Quindi bisogna soddisfare due dei tre requisiti che ho detto. Poi valgono anche prove di investimento su mercati regolamentati. Sì, assolutamente, Francesco, quindi anche investimenti sul mercato regolamentato. Perché un cliente professionale dispone delle protezioni? No, in realtà ci sono le protezioni come il saldo negativo, quindi con TICMIL verrà anche integrato la protezione del saldo negativo per i clienti professionali. Però io adesso non voglio rubare troppo tempo al webinar, quindi poi per qualsiasi cosa qui sulla nostra pagina, oltre a dove c'è appunto il questionario, ci sono un po' tutte i vantaggi e gli svantaggi e poi c'è proprio una sezione dedicata con questa ESMA sul nostro sito dove ci sono le domande, c'è proprio una sezione dedicata alle domande sull'ESMA e quindi potete leggere tutte le varie cose sull'ESMA e poi per qualsiasi cosa potete contattarmi via email. Allora, se vedi, io ti passo il monitor. Va Allora, bene. o riesci a prenderlo tu il monitor? Visto che sei organizzatore, forse dovresti riuscirci senza problemi. Penso che dobbiamo fare cambio relatore, o tu o io. Allora, In alto a destra. cambi relatore, ok, ti passo la parola. Benissimo, dovrebbe. Ah, ok, benissimo. Allora, Giuseppe, con la promozione del contest dei selfie, capirai che ti sei giocato ogni possibilità di intervenire nel mio webinar fino alla Faccio fine. il bravo questa sera. La possibilità di interrompermi, te la sei giocata con il contest dei selfie, questo è Lo sicuro. so. Non lo sai, il marketing ha detto fallo vedere, facciamolo Dopo, vedere. sai, ti intasano la mail di selfie con le stendine di altri broker anche. Eh sì, infatti. No, però faccio il bravo perché ti faccio parlare senza. No, sì, perché dai, oggi voglio finalmente riuscire a fare un webinar che duri meno di un'ora, però alla fine, anche se le cose che vedremo non sono tantissime, più che altro vorrei che fossero recepite bene, quindi già faccio fatica io a spiegarmi delle volte, se poi ci mettiamo anche a diciamo scambiarci le opinioni, non, è un casino. Magari alla fine ci confrontiamo e ci confrontiamo e alla fine Però rispondiamo. l'unica raccomandazione che voglio farti, permetti, poi veramente non intervengo più, cerca di essere più diplomatico possibile. So che non è nella tua natura, cioè comunque, però Sì. cerca di non, perché ovviamente, vabbè, poi sai che questa è una registrazione, quindi poi posso intervenire. Va bene, sarò diplomatico nel limite di quanto potrei essere diplomatico in un webinar finale di una trilogia, quindi non... Esatto. Comunque va bene. Allora, partiamo. Oggi si parla di pattern.
Ok. Già partiamo male a livello, diciamo, concettuale dalla presentazione che Giuseppe mi ha messo insieme, dove si legge creare un pattern da inserire in un portafoglio di strategie. Ragazzi, un pattern non si crea, un pattern si scopre. Ok, è una scoperta che si può fare. Creare un pattern è una cosa che sì, si può fare, lo fanno tutti, la maggior parte dei formatori appunto creano, si inventano delle combinazioni di prezzo, delle conformazioni grafiche che poi rivendono come pattern oppure utilizzano loro stessi come pattern, come riferimento per i propri segnali di trading. Quindi diciamo nel mio approccio un pattern assolutamente non si crea, ma eventualmente si scopre e non è detto che riusciamo a scoprirne uno. Questa è la tagliera, i trader si dividono in due sottospecie. Il trader pollo, ok, il pollo che cos'è? È quello che dà tutto per scontato. È il trader che tanto applicherà la sua strategia con disciplina e psicologia. Okay, sono le solite cose che si sentono, diciamo, nella formazione classica del trading. Ok, quindi la parte della strategia, appunto, del pattern viene messa sempre per ultimo. E poi c'è il pollo ricercatore, che diciamo è la strada che ho scelto io. Mi sento un po' pollo anch'io, perché ovviamente non è tutto semplice e lineare. Come può sembrare, assolutamente non voglio far sembrare le cose più semplici di quello che sono, anzi, io sono proprio quello che cerca di, come dire, di indirizzare le persone, gli aspiranti trader, a fermarsi, a ragionare nella maniera più approfondita possibile prima di investire i soldi sui mercati. Okay? Quindi il ricercatore è quello che si fa qualche domanda in più, ok? Prova un po' di capire qualcosa dalle risposte date dagli altri, e alla fine, la maggior parte delle volte, un trader pollo ricercatore va a finire che le risposte decide di trovarsele da solo. Ok, avevamo già visto negli scorsi webinar la prima regola del mio approccio, che ho chiamato Trading 2.0. Non tradare ciò che vedi, trada ciò che sai. La seconda regola, di cui diciamo parleremo anche oggi, è quello di ripetersi, comunque di chiedersi tutte le volte: può essere così semplice? Non può essere così semplice, d'accordo? Per puro ragionamento inverso, per puro diciamo logica inversa, cosiddetto ragionamento per assurdo, diciamo, se fosse così facile non esisterebbe altro mestiere al mondo che il trader, d'accordo? Invece dopo sappiamo bene che le statistiche, diciamo, dei risultati sono quelle che sono. Ok, avevamo visto negli scorsi webinar che aspetto poteva avere una evidenza statistica come quella della diminuzione della volatilità o comunque diciamo, del range, dell'estensione dei movimenti del mercato medi, detta diciamo grezzamente volatilità. Si trattava di un evento che si ripete ogni santo giorno, ok? Alla fine della giornata, nelle ore, nella sessione asiatica, ecco, nelle ore notturne europee, assistiamo a un calo sistematico della volatilità, però abbiamo visto che comunque anche un'evidenza statistica così lampante sia difficile da sfruttare operativamente. Vi ricordate? Infatti eravamo riusciti a produrre il salto nella notte, un trading system, però tra tutti i cross a disposizione siamo riusciti a tirarne fuori solo uno con certe condizioni che ci dava un po' di risultato a livello di backtest, neanche tanto entusiasmante. I test li avevamo fatti dal 2007, di solito testo i sistemi dal 2007 perché diciamo intanto dal 2007 ad oggi a livello di Forex intraday si trovano le serie storiche un po' per tutti i cross, ok? Dal 2000
si trovano più facilmente i cambi contro il dollaro, quindi le measure, e poi i dati sono un pelino più sporchi perché dopo ci sta con un certo cambio di tecnologia, aggiornamento dei server, anche della Meta, Quartz, e varie motivazioni. Questo è un backtest fatto da un ragazzo, un mio studente dei corsi di programmazione, di una strategia simile al salto della notte, e lui faceva notare appunto che testando la strategia dal 2000 l'equity assumeva questo aspetto. Okay, quindi qui dopo si tratta di fare una scelta, di considerare diciamo, un ulteriore sviluppo della strategia, pensando al fatto che magari i mercati negli ultimi 10 anni hanno, diciamo, sono cambiati e hanno assunto un aspetto che può essere più facilmente sfruttato utilizzando questo pattern, oppure semplicemente prenderne atto e vedere qualche cos'altro. Però il concetto che vorrei farvi capire è: guardate come bella questa, diciamo, inefficienza, questa evidenza statistica, e come è difficile tirarci fuori qualcosa di operativo, okay? Includendo nel test dopo i costi di transazione e tutto il resto. Non è mai così semplice, non sarà mai così semplice, siamo su un campo minato, ok? Si tratta della conseguenza diretta della efficienza dei mercati. Sicuramente avrete sentito parlare della efficienza, mercati efficienti, no? Si dice. Dopo tante cose si dicono, però si considerano, si interiorizzano e diciamo si applicano, comunque si considerano come parte fondamentale della propria operatività, solo una piccola parte delle cose che magari si sanno già anche. Quindi efficienza dei mercati vuol dire che ogni occasione, adesso la questione efficienza dopo ha, diciamo, delle spiegazioni, diciamo, un po' più precise, un po' più scientifiche, random walk, è un discorso molto ampio, però proprio a livello di riassunto utile ad essere, diciamo, trasformato in spunto operativo, l'efficienza del mercato ci porta alla consapevolezza che ogni occasione di prevedibilità di questi mercati, quindi individuazione anticipato delle cause che sappiamo porteranno a certi effetti. Ok, quindi ogni occasione di prevedibilità tende ad essere scontata dai prezzi del mercato prima di darci un'occasione di specularci sopra. D'accordo? Questa, diciamo, è l'efficienza dei mercati e la sua conseguenza pratica. Qual è il mercato più efficiente che esiste? È anche il mercato più liquido. Ed è quello che diciamo, vede una più ampia, diciamo, quantità di operatori e, diciamo, di diversi tipi di prodotti finanziari derivati che hanno come sottostante quel mercato. E stiamo parlando ovviamente del Forex, il mercato più liquido, il mercato più efficiente, il mercato meno prevedibile. C'è chi dice: ma a questo punto perché trattare il Forex? Tradiamo le small cap o piuttosto che qualche materia prima poco liquida, che sicuramente è più prevedibile? Assolutamente sì, vi do ragione. Dopo è stata una mia scelta personale perché io sono di Coccio. Il primo mercato che ho affrontato è stato il Forex, e andando a scavarci, diciamo, dentro, per trovarci qualche edge, qualche, diciamo, vantaggio statistico, diciamo, ho scoperto un mondo di cose molto interessanti, per cui sono anni che trado questo mercato e mi trovo benissimo, perché dopo, al di là del fatto che sia molto efficiente, offre anche diversi vantaggi che possono essere la differenziazione. Infatti è l'unico mercato che vi dà la possibilità di operare su tanti cross diversi. È aperto 24 ore su 24, la size della posizione è scalabile, cioè ci sono tanti altri vantaggi che adesso potrebbero richiedere un webinar a parte solo per essere analizzati, elencati ed analizzati. Che cos'è un pattern? Allora, un pattern è una conformazione di un indicatore derivato
dagli argomenti prezzo-tempo, facilmente identificabile tranne precise indicazioni numeriche. Allora, questa è la definizione mia che ho dato io, d'accordo? Poi se cercate Wikipedia, Investopedia, altre fonti che descrivono i pattern, dopo non me ne frega niente. Questa è, diciamo, è la definizione della mia formazione, okay? Perché molti dicono: ah, ma io guardo il prezzo, il pattern del prezzo. No, tu non guardi il prezzo, tu guardi un indicatore. L'indicatore è anche una semplice barra o una semplice candela, che la nostra barra, che dopo può fornire, diciamo, tirare fuori delle conformazioni che possiamo dopo chiamare dei pattern, d'accordo? Sì, è in realtà un indicatore, un indicatore derivato da due argomenti. Il prezzo, ok, quindi una serie di prezzi in realtà, è un certo periodo di tempo, d'accordo? Sappiamo tutti come è formata una barra, colleziona quattro prezzi, massimo, minimo, apertura e chiusura, e il tempo è l'orario dell'apertura della barra, è la frammentazione, quindi il periodo, la quantità di minuti trascorsi dall'apertura alla chiusura. Un esempio di non pattern, ok? Alla fine di una salita o di una discesa, il prezzo rallenta e forma una specie di farfallina, di tazzina, di montagnetta, quello che volete. Ecco, spesso e volentieri ci troviamo di fronte a delle spiegazioni di pattern dette più o meno in questo modo. D'accordo, io per anni ho programmato, quando ho cominciato a approcciarmi al trading, per anni ho programmato sistemi di trading su commissione, ne ho sentito di tutti i colori, ok? I vari, dopo cioè, un pattern è una cosa precisa, d'accordo? È una cosa precisa, traducibile in precise regole, ok? Descrivibile in maniera algoritmica. Adesso, i vari. Dopo che è salito un po', oppure dopo che è sceso un po', dopo che il prezzo ha oscillato, cioè sono cose che non vogliono dire niente, ok? Un pattern è definibile tanto tale solamente se ci dà delle indicazioni precise per essere individuato. Ok, questo è un esempio, può essere un esempio di un pattern, tre candele o barre rialziste di seguito con un rapporto estensione corpo, quindi la distanza tra il massimo e il minimo fratto il valore assoluto della distanza tra l'apertura e la chiusura, quindi estensione fratto body, con un'estensione maggiore della TR medio, quindi che abbiano, diciamo, una dimensione maggiore alla media, quindi barre abbastanza importanti, con rapporto maggiore di 1,3, formano un pattern chiamato, questo è un pattern a caso, ok? Questo può essere un Black Rose, i White Soldiers, sono dei pattern presi dalla price action, non so neanche come si chiamano esattamente, sono cose che comunque ci ho sbirciato, ma ho fatto anche presto ad abbandonarle. Però è per capire. Bisogna essere precisi, ma non per fare un favore a qualcuno, bisogna essere precisi con se stessi, d'accordo? Perché altrimenti si rischia che poi va anche benissimo tradare a sensazione, a emozione, a impressione, diciamo, istintiva che possiamo avere osservando il mercato. L'importante è essere chiari con se stessi. Engulfing, il pattern preferito di Giuseppe, One Million Dollar Pattern, lo chiamiamo. Allora, bullish engulfing, bearish engulfing. Ho trovato un po' di, preso un po' di figurine, di descrizioni del pattern su internet. Adesso è per fare un esempio, non mi importa se sia la versione utilizzata da Giuseppe piuttosto che da un altro trader, o quella che va meglio per il Forex, o quella che va meglio per un certo time frame. Solamente a livello generale per farvi capire un certo tipo di approccio di ricerca, okay, che dovrebbe stare a monte della nostra operatività sui mercati.
Allora, ho definito così il $1 million pattern. La barra 2 abbiamo già visto nel primo webinar che per barra 2 in gergo MetaTrader 4 si intende la barra, diciamo, dell'altro ieri, la seconda barra chiusa. La prima barra chiusa precedente, sinistra del grafico, è la barra 1. Quindi la barra 2, quella più a sinistra delle due, deve avere l'estensione minore dell'estensione della barra 1, l'ultima barra chiusa. La barra 2 deve avere il corpo minore più piccolo del corpo della barra 1. La barra 2, se la barra 2 è ribassista e la barra 1, quindi l'ultima barra chiusa, è rialzista, il pattern genera un segnale long. La barra 2 è rialzista, barra 1 è ribassista, il pattern genera un segnale short. Ok, Giuseppe, non mi odiare, con un rapporto rischio-rendimento 1 a 1, il risultato più o meno è questo. Andiamo a vederlo. Non fidatevi di Sergei, non fidatevi di nessuno. Ok, andiamo a fare i test in diretta. Qui ho preparato questa bellissima cosina qui, dopo se fate i bravi ve la faccio anche avere. Adesso aumento i font, ditemi se vedete bene la scritta perché lo schermo 27 dopo il font piccolo non tutti riescono a vederlo. Comunque ho aperto l'editor e qui ho creato questo template che diciamo è un template generico molto simile a quello dell'Expert Advisor Salto nella notte che abbiamo visto l'altra volta. Questo va bene, diciamo, per creare velocemente degli Expert Advisor di base, come può essere quello diciamo, della programmazione di un pattern come quello che abbiamo visto. Quindi andiamo a creare il nostro Expert Advisor, lo chiamiamo, non lo so, engulfing. Engulfing test. Test 1. Benissimo, prendiamo il nostro template, lo copiamo, lo incolliamo qui. Ok. E completiamo il nostro Expert Advisor. Allora, dico subito che come uscita, adesso qui c'è la possibilità anche di completare una funzione per chiusura di ordini secondo certe co condizioni che li andremo a scrivere. Altrimenti si esce per stop loss e take profit. Quanti punti? 10, 20, 100? Dopo dipende dal mercato su quale stiamo lavorando, dai time frame. Quindi diciamo è buona cosa, questo è un trucchetto che ai corsi, diciamo quelli veri, dei sistemisti, quelli bravi e non quelli come me, sono indicazioni che le andate a pagare all'occhio della testa, però diciamo che quello che andiamo a fare noi, già a livello proprio di primo approccio di test di una strategia, se vogliamo, come uscita, considerare una certa quantità di punti di take profit e stop loss, noi utilizziamo un multiplo della TR, del range medio. Okay? Questa è una TR a 50 periodi, qui per esempio è a 20 punti, dove ho puntato col cursore 19,4, circa 20 punti. Cosa vuol dire? Che il range delle barre medio degli ultimi 50 periodi è stato di 20 punti. Ok? Quindi, come impostazione esterna, stop loss e take profit non saranno i punti dello stop loss e take profit, ma saranno un moltiplicatore della TR. D'accordo? Quindi, cambiando grafico, la TR sarà ricalcolata sul time frame e sul cross, il cambio sul quale andremo a lavorare. Ok? Questa è, diciamo, un'introduzione. Dopodiché, niente, dobbiamo semplicemente tradurre in codice
il nostro pattern. Quindi dobbiamo vedere, trovare l'estensione, il range della barra, il corpo della barra e confrontarli e capire se le barre sono rialziste e ribalziste, d'accordo? Quindi aggiungiamo delle variabili. Allora, facciamo close 1, close 2, open 1, variabili double, quindi a virgola mobile. Open 2, poi ci vorrà il range 1, range 2, dopo body, body 1, body 2, ok. Benissimo. Allora, che cos'è questo? Penso che l'abbiamo visto l'altra volta. Questa, diciamo, questo costrutto fa sì che le istruzioni eseguite tra le parentesi graffe vengano eseguite una volta sola per barra, se non sto a ripetere. Quindi noi una volta per barra, ogni volta che arriva una nuova barra, andremo a aggiornare i valori di close 1. Prenderà il valore della prima barra chiusa, della chiusura della prima barra. Close 2 prenderà il valore close 2. Open 1 prenderà il valore dell'apertura della prima barra chiusa. Come ben sanno, quelli che hanno già fatto il corso di programmazione MQL con me ci tengo molto all'impaginazione, alla forma di come si scrivono i sistemi, perché io ho visto anche dei sistemisti bravissimi a livello concettuale, però scrivere dei codici che magari sono semplici, scritti in easy language, però scritti in un modo veramente assurdo con le variabili che vai a leggere il codice e non hai idea di cosa vogliono dire. Lettere strane, CB, W, K, cioè, no, le variabili si devono leggere come si possono essere, come si legge un libro, ecco. Close 1 è chiaro che mi riferisco alla chiusura della barra 1, close 2 è chiaro che mi riferisco alla chiusura della barra 2 e così via. Il codice scritto in questo modo si chiama, si dice autoreferenziale, ok? Ci fa risparmiare il tempo di scrivere tanti commenti. Tutte le volte che andiamo a rimettere le mani sul codice riusciamo a, diciamo, ricordarci subito quello che abbiamo scritto, il significato del codice che abbiamo scritto. Quindi dopo abbiamo bisogno di calcolare il range della barra. Range barra 1 sarà uguale ai, non abbiamo ancora, ci mancano questa variabile. Allora abbiamo apertura, chiusura, I1, I2, low 1, low 2, non vi preoccupate, è quasi fatta, altri 5 minuti abbiamo il sistema operativo. Allora, sì, queste sono le aperture e le chiusure, ci manca I1. Quanti programmatori ci sono in chat? Ok, sei in buona compagnia, quindi. Sì. Beh, ti dirò sinceramente che la scorsa volta che avevo fatto la promozione del corso di programmazione base MQL, l'aderenza è stata veramente eccezionale, cioè, tanto tanto interesse. Tra cui il Quindi sottoscritto, però
però l'estate io Troppi chiamo. impegni, però no, non ci può mettere, no, Capisco. assolutamente. No, ci... Va bene, ti rimetterai in pari quando sarà il Stiamo a momento. tutte le registrazioni, quindi appena vado in vacanza me li guardo con attenzione. Allora, range 1 che cosa sarà? Sarà semplicemente il massimo della barra 1, quindi la prima barra chiusa. Ecco, intanto mi salta fuori, maledetto Windows. Ok, hai 1 meno. Che cosa? Il minimo. Qui dubbi non ce ne sono, d'accordo? Questo è il range della barra 1. Range della barra 2, cosa sarà? Il massimo della barra 2 meno il minimo della barra 2, non si sbaglia. Ok. Allora, il body della barra 1 quale sarà? Non possiamo fare apertura meno chiusura perché non sappiamo quale delle due è più alte, che ci può venire il valore negativo. Quindi noi richiamiamo la funzione math absolute che ci trova il valore assoluto, quindi praticamente semplicemente ci tronca l'eventuale segno meno davanti, ok? Open 1 meno cos 1. Body 2 sarà uguale a matta BS. Open 2 meno cos 2 o viceversa, cos 2 meno open 1 non cambia niente, okay? Perché tanto troviamo il valore assoluto. Benissimo, così conosciamo il range e il body. Adesso per aprire l'operazione semplicemente li andiamo a confrontare, ok? Quindi dobbiamo avere sia per il buy sia per il sell, ok? La barra 1, quindi la prima barra chiusa, con l'estensione maggiore dell'estensione del range della barra 2, e il body, il corpo della barra 1 maggiore del body del corpo della barra 2. Ok, mi seguite? Una cosa semplicissima. Quindi facciamo if range 1 è maggiore di range 2 e la doppia E commerciale, il costrutto, l'operazione logica AND. Sono tutte cose che si imparano una settimana di corso, se vi sembra una cosa che io stia scrivendo una cosa strana, no, è tutto molto più semplice. No, ma ci sono moltissimi programmatori, quindi credo che ti stiano seguendo abbastanza bene. C'è qualcuno che ti ha fatto anche qualche domanda tecnica, poi di tu. Adesso, dopo la fine, rispondiamo Sì. a tutto. Finiamo il ragionamento perché più che sulla un'infarinatura di programmazione, perché dopo vi passo questi template, li potete completare facendo le vostre prove a casa, giocandoci quanto a piacimento, però il succo del webinar è un altro, dopo è più concettuale, che adesso vedremo. Ok, allora range 1 è maggiore di range 2 e body 1 maggiore di... Poi ovviamente io, che sono un gran ignorante di trading, di pattern, di analisi tecnica, magari il pattern è da completare con delle proporzioni strane, con liberissimi di migliorarlo, completarlo come volete. Adesso testiamo semplicemente la versione grezza. Allora, range 1 maggiore range 2 e body della barra 1 maggiore del body della barra 2. Adesso per comprare dobbiamo verificare anche che cosa, che la barra 1 doveva essere ribassista. Ok, ribassista, come lo possiamo scrivere la condizione? Open 2 maggiore di close 2, giusto? Quindi ha chiuso sotto l'apertura, ribassista. E la barra 1 invece deve essere rialzista,
Quindi open 1 minore di close 1, quindi la barra chiuso più in alto di quanto ha aperto. D'accordo? Ok, queste sono le condizioni per il by. Adesso possiamo fare un bel copia e incolla tra le condizioni per la vendita qui sotto. Ok, allora le proporzioni del range sono sempre quelle, semplicemente invertiamo i segni di gli operatori di confronto maggiore e minore. Ok, allora qui dall'altra volta vi dovreste ricordare che questa funzione fa sì che noi entriamo in mercato solamente se non ci sono già delle operazioni op aperte dal nostro trading system. E questo confronto qui invece fa sì che non apriamo più di un'operazione su barra. Questa è la versione da backtest. Dopo in reale bisognerebbe utilizzare una funzioncina un po' più solida. Non mi ricordo se l'altra volta l'abbiamo vista, però più o meno è questa qui. Ok, la funzione di chiusura non la richiamiamo neanche perché chiudiamo per stop loss e take profit, e stop loss e take profit sono determinati da queste funzioni qui che si vanno ad aggiungere e a togliere al prezzo corrente, che cosa? Un multiplo dell'ATR, come abbiamo visto prima. Compiliamo, vediamo se non abbiamo scritto sciocchezze. Allora, come abbiamo chiamato? Engulfing test 1. Siamo sterlina, orario, spread, non so, un pip, dal 2000 a oggi, visual mode, così vediamo subito. Ok, metto pausa, vediamo se il pattern più o meno ci coglie. Allora, facciamo così, si vede meglio. Allora, corpo più piccolo, range più piccolo. Barra 2 ribassista, barra 1 rialzista, compro. Ok, e così via. Qui abbiamo come stop loss e take profit i valori di default 1 e 1, quindi un ATR, ok, del time frame di riferimento che è orario. Sembra di sì. Dopo variazioni sul tema ne possiamo provare quante ne vogliamo. Ok, vediamo come va il test. Il pattern sembra quello che volevamo. Ecco, il test è una merda. Ok. E purtroppo è così. È così. Quando si testano le strategie, è così. Niente, cosa possiamo variare? Che ulteriore test possiamo fare? Possiamo cambiare, non so, per esempio, il rapporto rischio-rendimento, qui è 1 a 1, ok, multiplo dell'ATR moltiplicatore 1, possiamo fare quello che chiamo, diciamo, ottimizzazione esplorativa. Vediamo, cambiando questi 11 due valori, diciamo, impostazioni esterne, variabili esterne, partiamo da 1, aggiungiamo mezzo punto, anche facciamo più veloce, facciamo un punto per arrivare a un moltiplicatore anche di 6, va bene, giusto per vedere un po'. Per esempio, con uno stop loss più largo 2-3 volte del take profit, oppure un take profit più largo 2-3 volte dello stop loss, se riusciamo a migliorare la situazione. Optimization, vedete, gli unici due parametri esterni che ho. Ok, facciamo partire. Risultati dell'ottimizzazione, vediamo che cosa otteniamo. Tanto leggo un po' di domande. Allora, Donato dice: ma la barra o la candela non sono indicatori, ma una modalità di visualizzazione del prezzo. Sono indicatori. Il prezzo è il ticker. E il prezzo è un numero. Una barra sono quattro prezzi più orario. È un indicatore.
Allora, problemi di connessione dopo avrete la registrazione. Ok. Allora, time tag è inizializzato a zero, Marco. Invece del corpo, considerare i massimi e minimi della seconda barra che ingoiano si può fare. Una variazione sul tema, ci avevo già pensato, ma sicuro che cambierà poco o niente. Allora, cambiando time frame, si ha lo stesso risultato. Adesso ovviamente proviamo. Ovviamente sono tutte cose che ci dobbiamo chiedere. Allora, intanto abbiamo visto che cosa? Che cambiando il rapporto rischio-rendimento, quindi allargando o stringendo stop loss a take profit, cambia niente, neanche un risultato positivo. Ok? Avete capito che cosa ho fatto qui con questa ottimizzazione? Praticamente il test mi va a provare con, a testare come abbiamo fatto prima con il moltiplicatore dell'ATR per lo stop loss e take profit 1 a 1. Poi ha provato 1 a 2, poi 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, 6 a 1, okay? Poi 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, così via. Ha provato tutte le combinazioni possibili, okay? Nessun risultato positivo. C'è da dire che l'analisi tecnica, la price action, tutte queste cose qui sono state inventate per il time frame daily, mi confermerai, Giuseppe. Quindi magari non era il caso di buttarci subito sul time No, ma io frame. sto facendo il browser gay, non sono d'accordissimo. Se ti dico Giuseppe non vuol dire che devi rispondere. Ok, vabbè. Sì, Puoi ok. anche annuire. Ok. L'analisi tecnica creata per il time frame daily. Proviamo a fare questa ottimizzazione esplorativa sul daily, vediamo se ci dà qualche risultato positivo. Ventun combinazioni, niente. Speravo che invece sul daily qualche cosina mi tirasse fuori. Ok, peccato. Niente, una robina così. Ditemi voi, cross da provare e time frame da provare, magari qualche cosina. Daily euro dollaro? Ok. Daily, non so, Australia dollaro? Sergei, qui la domanda di Donato è un po' l'obiezione che facciamo noi trader discrezionali, è che tu non stai contestualizzando. So che non ti piace questa parola, però Oh, ok. occorre partire dal contesto rialzista e ribassista per vedere cosa succede. Va benissimo. Allora, abbiamo definito il pattern come qualcosa di definibile, d'accordo? Ovviamente qui si possono aggiungere o togliere delle condizioni di contestualizzazione o di quello che volete. Ci possiamo mettere un indicatore di trend. Qui è un po' guadagnato anche, quindi magari non è neanche qualche cosina, magari si trova anche tra tanti test che possiamo fare. Possiamo contestualizzare, metterci un incrocio di medie mobili, una stagionalità, guardare un altro time frame se Moving average, convergence, divergence, è girato, rialzista o ribassista, possiamo aggiungerci quello che volete. Il pattern grezzo non ci dà alcun vantaggio. D'accordo? Questa per me è un'informazione oggettiva, d'accordo? Ed è quello che cerco io. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti con il webinar. Se volete testare 20 minuti euro-dollaro, proviamo. Adesso sono solamente a trader 4, 9, 20 minuti o il 30. Con quale
Rapporto rischio-rendimento, Marco. Euro-dollaro, 30 minuti. Magari adesso puff e ci fa 100% di gain in un anno. Marco, ci sei? Euro-dollaro, 30 minuti. Facciamo anche un visual mode. Lascio il rapporto 1-1, moltiplicatore ATR 1-1 o li cambio? Vabbè, lasciamo 1-1. Facciamo partire il test, euro-dollaro mezz'ora. Qui possiamo contestualizzare un po' quello che ci pare. Ma se lo tradiamo al contrario? Se lo troviamo al contrario non succederà niente, sarà ancora perdente. È un altro concetto da esporre, dopo ne parliamo anche di questa cosa qui. Allora, abbiamo fatto la nostra ottimizzazione esplorativa variando gli 11 due parametri esterni stop loss e take profit. Abbiamo visto che di vantaggio non ne abbiamo neanche forzando, diciamo, il rapporto rischio-rendimento. Quindi l'indicazione di questo pattern senza contestualizzazione è orribile. Ok. Allora, prendiamo un altro pattern, un altro test che avevo fatto, preso da un altro corso, esattamente più o meno come abbiamo fatto qui. Non importa quale, questa era una shooting star piuttosto che un hammer, non mi ricordo quelle robe lì. Qua c'era anche un po' di contestualizzazione, fra virgolette, perché comunque qui avevo anche dato che dovevamo essere sul massimo di tot candele precedenti, non mi ricordo, non ha importanza. Comunque il test restituiva questa cosa qui, uno mi potrebbe dire: ah, ma qui guadagna. Ok, adesso prestate massima attenzione, che questo è un momento, diciamo, una parte molto importante del webinar. Allora, stesso test, però caricandolo di un paio di punti di spread, quindi mettendoci gli eventuali, diciamo, problemi di esecuzione, slippage, requote, che potremmo incontrare in un trading reale, vedete che alla fine niente di fatto. Stesso test, altri cross. Ragazzi, quando non c'è un vantaggio, non c'è un vantaggio, basta. Ok, vogliamo contestualizzare, lavoriamo sulla contestualizzazione, vogliamo aggiungerci delle regole. Allora sono le regole che ci andiamo ad aggiungere che dobbiamo esplorare, però inutile che prendo una cosa che non serve a niente e la metto magari in una perfetta contestualizzazione. Sono tutte prove che ho già fatto migliaia di volte. Se c'è una, fra virgolette, contestualizzazione che ha, diciamo, porta ad avere un qualche vantaggio sul mercato, bisogna lavorare su quella. L'aggiunto di pattern patternini è sicuro che peggiorerà e basta. Ok, vediamo queste equity. Adesso è un po' il succo del discorso. Ok, questi possono essere cambiati, possono essere chiamati pattern o come volete. Ok, cosa abbiamo? Abbiamo questo pattern qui mi produce un'equity positiva, un'equity un po' così così, però comunque positiva, un'equity positiva, un'equity positiva e un'equity perdente. Può essere interessante come risultato di un test. Possiamo andare avanti nella ricerca provando a lavorare su questo pattern? Secondo voi cosa fareste? Ci impieghereste del tempo o no? Beh, io magari sì. Abbiamo visto un po' di test positivi. Come al solito, terapia d'urto di Sergei, terapia d'urto da Trading 2.0, erano tutte equity prodotte da un sistema che trada a casaccio. Ok? Quindi ogni volta che faccio partire col sistema, lui decide lanciando la monetina in maniera informatica se l'operazione di oggi sarà un buy oppure un sell. Okay, quindi trading completamente a casaccio può produrre equity positive.
semplicemente se si chiamano serie fortunate, ok? Teoria dei giochi, ok? Una questione, diciamo, di probabilistica, ok? Questo è un test dello stesso sistema fatto girare più volte, vedete che circa la metà delle equity sono positive. Dopo la situazione peggiora, inserendo nel test dei costi di transazione, però la conclusione che ne possiamo dedurre qual è? Che la validità di un pattern non è confermata dall'ottenimento di qualche equity positiva. Ok, ci vuole dell'altro, perché dopo un sistema, anche se ha prodotto a livello di backtest qualche risultato positivo, c'è tutto un processo di validazione, cortosi dei valori, delle metriche, forward walk analysis, tutta una serie di test da fare prima di poter asserire che il sistema veramente potrebbe in futuro portarci qualche vantaggio statistico sui mercati, ok? Però questo, vabbè, questa è una cosa interessante per i sistemisti che vogliono fare i sistemisti nella vita, però sono cose che secondo me dovrebbero essere anche mostrate, come sto facendo io, spiegato per bene a tutti i trader, soprattutto ai discrezionali, ok? A quelli della contestualizzazione. E soprattutto per loro che sto facendo questi webinar, anche se sembra che invece stia cercando, diciamo, dei motivi di attrito o di scontro, assolutamente no, semplicemente è un modo di condividere un certo processo di ricerca. Okay? Quindi, se neanche otteniamo queste equity positive, che come abbiamo visto poco fa possono essere ottenute facendo un trading sbagliato, quindi tradando a casaccio, okay? Quindi anche delle equity da backtest positive ci possono fregare. Ma se non abbiamo neanche quella a livello di backtest, cosa troviamo a fare quei pattern o quelle certe regole di trading? D'accordo? E qui il trader Pollo che vi saluta. Allora, alla scoperta di un pattern, adesso vediamo un pattern vero e proprio, uno di quelli che funzionano, ok? Perché mica vi ho fatto venire qua d'estate a perdere la vostra serata a vedere della roba che non funziona. Vediamo un pattern che funziona a prescindere, ok? E vediamo come quando un pattern funziona, funziona. Altro che contestualizzazione, cose, rialzista, ribassista. Quando funziona, adesso vedrete, vediamo cos'è, come è fatto l'aspetto che ha un pattern che funziona. Alla scoperta di un pattern ci si può arrivare anche, diciamo, semplicemente andando a approfondire un po' meglio la natura, diciamo, le basi del mercato che andiamo a tradare. Ok. Quello che vi posso assicurare è che le conformazioni, i pattern, le cose note, quello è scritto sui libri di analisi tecnica, sui bloggettini dei trading, sui video di YouTube, dei pattern, quelle cose lì. Nessuno di quelli funziona e nessuno di quelli vi farà guadagnare soldi, e questo ve lo posso assicurare. Okay? Spesso le inefficienze, appunto, si scoprono semplicemente studiando i mercati di interesse. Per esempio, parliamo un attimo del mercato Forex e delle aperture, delle chiusure o comunque dei prezzi delle barre. Quali sono i prezzi del mercato Forex comuni a tutti gli operatori, al di là delle piccole differenze di quotazione che si possono avere tra un broker e l'altro, tra un fornitore dati e l'altro? Ok, abbiamo detto la barra è fatta in questo modo. Orario di apertura, periodo, prezzi, apertura, chiusura, ok, massimo e minimo. Sappiamo che il Forex è aperto 7 giorni su 7, 5 giorni su 7, 24 ore su 24, d'accordo? Sappiamo che le barre disegnate sul nostro broker sono tutte identiche finché si parla di time frame orario, ok, ma quando si comincia a parlare di 4 ore o di daily,
lo stesso grafico, gli stessi prezzi verranno disegnati, diciamo, con le barre di forma diversa, cambiando il time shift, il time zone, l'orario, diciamo, di riferimento del broker. Ok, quindi anche la famosa barra daily che ci dovrebbe fornire delle indicazioni, diciamo, precise univoche, un po' se non influenzata dal rumore dei movimenti di prezzo intraday, ce la ritroviamo invece diversa a seconda che noi operiamo con Tickmill, che è un broker con che cos'è, l'orario GMT più 1, piuttosto che un broker, non so, americano che opera con l'orario di New York. Ok, le bar daily avranno una forma completamente diversa, anche quella delle 4 ore, d'accordo? Dall'orario in giù invece saranno, le barre saranno tutte identiche. Ok, altri time frame dove i prezzi saranno identici per tutti i broker, indipendentemente dall'orario del broker stesso, sono il weekly e il monthly. Ok, perché l'apertura settimanale e la chiusura settimanale, al di là di qualche piccola differenza dei broker che magari aprono le contrattazioni un po' in ritardo, ok, i prezzi di apertura sono più o meno quelli. Ok, frame weekly e monthly non temono confronti, nel senso che dovrebbero essere più o meno identici. Ok, leggendo comunque la letteratura classica dell'analisi tecnica, quando si parla di pattern, spesso si parla dei gap, perché comunque l'analisi tecnica classica è stata inventata per l'azionario, e il gap, che cos'è? Semplicemente la differenza tra la chiusura e l'apertura successiva della borsa di riferimento. Ok, di solito in quel periodo possono succedere delle cose che può influenzare appunto il prezzo di apertura e di chiusura. E questi gap spesso e volentieri possono portare, diciamo, a delle indicazioni operative. Ecco, i gap, i pattern sull'azionario, sugli indici che tengono conto dei gap, possono essere esplorati. Quello sì, quello, diciamo, è una direzione nella quale ci si può muovere. Nel mercato Forex, non essendoci chiusura delle piazze di contrattazione all'interno della settimana, okay, i gap avvengono solo tra una settimana e l'altra. La leggenda vuole che questi vengano sempre chiusi. C'è qualche famoso gap su euro-yen che magari è aperto dal 2011, o su franco-svizzero, corona, piuttosto che, non so, l'ira turca non viene chiusa dal 2009, può capitare, ok? Però tendenzialmente, quando il mercato Forex apre con un certo gap, la tendenza del mercato è quella di richiuderlo, ok? Ovviamente, se faccio un'operazione che cerca la chiusura del gap, sembrava di aver preparato una slide. Niente, me la sono dormita, vabbè. Dopo la vediamo. Andando a tradare la tendenza a chiudere i gap, dopo graficamente vi faccio vedere di cosa si tratta, bisogna anche tener conto di quanto sono disposto a lasciare aperta la mia operazione. Quindi, diciamo, se io mi trovo con il prezzo di apertura di questa settimana inferiore, il gap down, della chiusura della settimana scorsa, il prezzo, secondo questa teoria, andrà al rialzo per chiudere questo gap, quindi fino a raggiungere il prezzo dell'apertura della settimana scorsa. Il problema è quanto ci metterà a chiuderla, senza, oppure se la chiuderà, quanto tempo ci metterà, quanto sono disposto a tenere questa operazione aperta. Quindi, per rimanere nel ragionevole,
quindi non lasciare le operazioni aperte a prescindere così proprio brutalmente finché chiude. Diciamo, partiamo dal pattern molto semplice, quindi apertura settimanale, gap down o gap up. Adesso, tanto qui penso che tra i partecipanti tutti sanno, conoscono l'aspetto di un gap, dai, non so neanche farlo vedere. Ci aggiungiamo qualche regola di uscita, quindi chiudo alla chiusura del gap, quindi quando il prezzo raggiunge la chiusura della settimana scorsa. Ci aggiungo uno stop loss multiplo della TR, come ho fatto prima, okay, per tagliare le perdite, diciamo, e se arrivo a venerdì ore 18 che il gap non è stato chiuso e lo stop loss non è stato preso, chiudo la mia operazione e non ci penso più. D'accordo? Proviamo a fare questo test. Proviamo. Allora, vediamo se riusciamo a metterci meno di 10 minuti. Allora, Expert Advisor, come la chiamiamo? Gap 1. Oggi non sono in vena di fantasia. Prendiamo il nostro template da test, ok? Come prima. Allora, variabili esterne non mi servono, variabili interne cosa ci servirà? Ci servirà la chiusura e l'apertura settimanale. Quindi, close weekly e open W l'apertura weekly. Allora, queste variabili le posso aggiornare neanche ad ogni barra, ma ogni barra settimanale, quindi period W1, quindi weekly, andiamo a scrivere open W uguale i open, questa è una funzione che richiama l'apertura settimanale o del time frame che vogliamo, anche se stiamo lavorando su un grafico di un time frame diverso, ok? Period weekly 0, quindi l'apertura della settimana corrente. Close invece sarà i close symbol period weekly 1, quindi barra precedente, barra weekly precedente, la chiusura della settimana scorsa. Ok, quindi le condizioni per aprire un buy, quale sarà? Il gap down, quindi se open weekly è minore di close weekly, qui io gli aggiungerei un buffer, quindi nel senso la settimana apre ad un prezzo inferiore della chiusura della settimana precedente meno un tot di punti, quindi il gap deve essere maggiore o uguale a un certo numero di punti, 10. Dopo vi spiego perché è indispensabile questa cosa. Perché anche dopo non stiamo a aprire delle operazioni per andarci a prendere mezzo punto, un punto di gap, che non è un gap dopo, è una robina da ridere. Ok. Per il sell invece facciamo open weekly maggiore della chiusura della settimana precedente, più 10 punti. Operazione logica AND e le condizioni che abbiamo già spiegato prima. Allora,
non apriamo un'operazione per barra, ma apriamo un'operazione per settimana. Weekly. Benissimo. Allora, chiusura. Allora, intanto abbiamo stop loss, il take profit lo togliamo, siamo zero. Oddio, lo possiamo anche lasciare impostare zero da impostazioni esterne, comunque vabbè, è uguale. Lo togliamo. Per le condizioni di chiusura abbiamo detto chiudo la chiusura del gap. Ok, quindi andiamo a ripescare la nostra funzione di chiusura. Il buy lo chiudiamo se allora bid, che è il prezzo del grafico, è maggiore o uguale close della settimana precedente. Nel caso il sell invece lo chiudiamo se bid, che è il prezzo del grafico, è minore o uguale, quindi è sceso tanto da chiudere il gap, quindi minore uguale close weekly. Ok. Adesso spero, voi che seguite i miei webinar, che non ci siano dei dubbi perché ho richiamato il prezzo bid e non ho fatto la differenza bid e ask tra il buy e sell. Mi raccomando, basi delle basi. Ok. Oppure possiamo anche andare a chiudere il venerdì alle ore 18. Ok, quindi qui ci aggiungiamo. Un'or. Oh, aperta parentesi. Day of week, vedete le funzioni di MQL4 che sono state studiate apposta per il trader come ci aiutano. Day of week. Semplicissimo, il giorno della settimana è uguale a 5 and hour, orario, uguale 18. Ok, semplicissimo. Ok, quindi qui mi raccomando, le parentesi sono quella l'unica cosa, diciamo, della programmazione un po' da starci attenti all'inizio finché non ci prendete un po' la mano. Day of week uguale 5 e hour uguale 18, uguale, usiamo il doppio uguale che è l'operatore di confronto, ok? A differenza del singolo uguale, che è l'operatore di assegnazione, altrimenti, che ha fatto i corsi di programmazione con me, le sa queste cose. Ok, niente. Richiameremo la funzione chiudi, compiliamo, andiamo a vedere cosa siamo riusciti a combinare. Scegliamo un time frame qualsiasi, più che altro. Sarà quello che diciamo ci regolerà il time frame della tier dello stop loss. Allora, gap 1. Possiamo andare un po' avanti. Allora, vediamo se fa quello che deve fare il nostro test. Allora, vediamo se ha già fatto delle operazioni. Così pochi gap. Allora. Ecco, allora, qui gap down. Vedete, questa settimana il 13, la chiusura era il 10 di marzo, ha aperto
sotto la chiusura della settimana precedente, vedete, con il gap maggiore uguale a 10 punti, ho comprato e ho chiuso la chiusura del gap. Quindi andiamo a vederne un altro, se lo troviamo. Si vede che in questo periodo facevo poche. Ecco, non un altro, anche qui la settimana aperta sotto, vedete, la chiusura della settimana scorsa, ho comprato, vedete, il prezzo è andato a chiudere il gap, anche se dopo tutta la settimana è stato in discesa, però vedete il movimentino che siamo andati a cercare. Vedete, l'ha fatto. Ok, proseguiamo con il test. Più o meno, più o meno. Allora, cosa ci può essere? Io l'ho visto prima. Avevamo uno stop loss veramente tanto tanto vicino. Ok, proviamo a allargarlo. 5 ATR orari, che corrisponderà all'incirca 1,5-2 ATR daily, nell'ottica di un trading settimanale. Una cosa giusta. Ok. Questa qui che cos'era? Euro dollaro. Ok. Test positivo. Testiamoli un po' tutti velocemente. Dal 2000 oggi. Cosina, sterlina, solo che forse abbiamo sbagliato qualcosa perché mi sto facendo solo dei buy. Allora, Open Week maggiore, Close Week, più 10 punti, sì. Ora sto vedendo male io, mi sta facendo solo dei buy. Sì, sembra solo buy. Sembra solo buy, vero? Bene, vuol dire che ci sarà qualche bughettino. Allora, sell tag, minore. Capita, capita, il computer è caldo, quindi ogni tanto sbaglia. Allora, apertura settimanale, minore della chiusura settimanale meno 10 punti. Apertura maggiore settimanale più 10 punti. Ordini aperti, opera aperti. Sell tag. Anche uno, quindi è questione di condizioni di entrata. Eccola qua.
Ok, adesso ce li fa tutti e due. Buy sell. Allora, questo era euro-dollaro. Rifacciamo sterlina-dollaro. Ok. Dollaro-yen. Inventatevi dei cross da testare. Dollaro yen. Dal 2000, 18 anni di roba. Dollaro canadese. Ok, dollaro canadese. Dollaro australiano. Ditemi un cross strano. Se ce l'ho scaricato, lo testiamo. Vediamo, intanto le major sembrano tutte rispondere. Pieno sterlina yen. Sterlina yen. Allora, GBP, JPY. E poi chiedono anche euro lira turca. Vediamo se ce l'ho scaricato. Allora, sterlina yen. Sterlina yen. Euro. Lira turca, penso anche di averla scaricata per sbaglio. Allora, qui devo fare mostra tutto. Niente, non me le mostra tutte. Chiedono sterlina UD nel caso. GBP alba. Sì, oppure euro franco se non l'hai già fatto. Euro franco c'è. Che missile. Euro franco. Allora, le altre non le vedo perché Poi comunque potete provare, tu, giusto se vi è, poi mandi il. riavvia la piattaforma, vedi che ogni tanto. Ecco, adesso ci sono tutte, vedi? Allora, dicevamo euro lira turca. Allora, euro lira turca e Allora, GBP Audi. euro try. Mi sembra di ricordare di averla per sbaglio scaricata, se no la scaricheremo dopo. Questa è tosta, questa. Euro lira turca? Sì. No, niente, non l'ho scaricata. Dopo la scarichiamo. GBP Audi. GBP Audi. Allora, GBP Audi. Sterlina. Dollaro australiano. Sterlina, dollaro canadese. Dai, fatevi sotto che ne ho per tutti, eh. Ma hai scaricato quelle strane tipo euro corona No, quello. svedese? Ok. No, ok. Audi Proviamo. CAD, il classico min reverting, scrive Adriano. Outcut. Vediamo se Outcut chiude i gap. Avete visto che aspetto deve avere un pattern? Ok. Questo è un pattern che ha l'aspetto di un pattern. Al di là adesso delle metriche, delle cose precise, regole precise, concise, si possono variare le chiusure, perché lo stop loss lo possiamo avvicinare, allargare, cambierà qualcosa, ma non molto, d'accordo? Possiamo contestualizzare quanto ci pare, però, diciamo, l'edge,
diciamo, il motore del trading, ok, sul quale andiamo a mettere le mani, deve trovare riscontro. Ok, quindi su questa cosa qui potremmo anche pensare di lavorarci, costruirci qualche cosa. Sergio, D'accordo? tu dici. Questo è un pattern che ha l'aspetto di un pattern, secondo Giuseppe Rio. Questo è un pattern che non ha l'aspetto di un pattern prendibile in considerazione. Ok? Concludo, dopo parliamo. Allora, ricordiamoci della seconda regola che abbiamo imparato, cioè che vi ho introdotto all'inizio del webinar. Non può essere così facile. Eh no, neanche in questo caso. Vedete l'efficienza dei mercati quanto è bastarda. Dopo le cose sono da sapere, ragazzi, è inutile. Tra ciò che sai, le cose sono da sapere. Le insidie del trading swing gap quali sono? Sono proprio le esecuzioni delle operazioni. Ok. Quando aprono i mercati, domenica notte, le aperture sono soggette a slippage, quotes, spread, ci troviamo spesso lo spread allargati. Ok? Quindi difficile che otteniamo i risultati visti sopra proprio perché non andiamo a mercato subito, appena aperto il gap, il broker difficilmente, per quanto buono sia, difficilmente ci esegue con uno spread, diciamo, nella media, con un'esecuzione precisa, senza slippage, ok, eccetera, perché se no tutto il mondo si arricchirebbe tradando i gap di apertura settimanali. Il trading sistemico è così, è bellissimo, ma è anche bastardissimo, ok? Quindi molto spesso, per chi vuole intraprendere la strada del trading sistemico, molto spesso ci si troverà a scoprire delle cose interessanti che non possono essere sfruttate, o comunque possono essere sfruttate, ma non saranno così belle come da backtest. Okay. Ovviamente i prossimi sviluppi di questo sistema magari possono compensare in parte, okay, questa, diciamo, queste difficoltà di esecuzione, queste quasi reazioni del mercato alle inefficienze. Vedete come un mercato in un modo o in un altro reagisce, cerca sempre di colmare le inefficienze. Ok, i mercati sono bastardi, sono belli per quelli, sono proprio una grande sfida intellettuale per noi trader, d'accordo? Una piccola compensazione, diciamo, a questi problemi di esecuzione l'abbiamo già introdotta nel codice, che è il buffer minimo di 10 punti. D'accordo, che si possono anche allargare, fare 20 punti. Dopo ci possono essere, dopo avevo provato delle altre cosine interessanti, ok, perché delle volte il mercato si muove subito a chiudere, dall'altra volta ritrace. Dopo ci sono delle piccole cose. Tengo conto del gap di apertura settimanale anche negli altri sistemi che non hanno nulla a che fare con i gap settimanali. Nei miei sistemi intraday, se questi vogliono aprire delle operazioni lunedì notte, lunedì mattina, io al sistema gli dico: guarda, non apriamo l'operazione contro gap. Ok, questo è un altro trucchetto che vi regalo, non so neanche io perché mi è scappato, vabbè. So che il prezzo nella prima, diciamo, metà della giornata, nella nottata, nella prima metà della giornata del lunedì, tende ad andare a chiudere il gap. Quindi al mio sistema, che magari con una logica che non c'entra niente, mi vuole aprire un'operazione contraria al movimento che mi aspetto che vada a chiudere il gap, ecco, non gliela faccio aprire. Ecco, quindi già una cosa che magari non è poco sfruttabile a livello operativo può essere comunque usata per arricchire il nostro bagaglio di conoscenze, d'accordo, e migliorare il nostro trading. La consapevolezza. L'importante è sapere le cose, andare a testare, a provare, andare a cercare riscontro sulle serie storiche. Ok? Perché quelle non ci fregano. D'accordo? Un ultimo appuntino sulla, diciamo, sul discorso trader discrezionale. Io faccio trading discrezionale, lo faccio come? Mi diverto tantissimo. Però cerco sempre di partire da, diciamo, da una base
che ha trovato del riscontro sulle serie storiche, come per esempio queste qui, le gap settimanali. Questo è un pattern di cui posso tener conto anche nel mio trading discrezionale, d'accordo? Quello che non mi piace è quando si dice, diciamo, si associa l'operatività, si dice che l'operatività del trading discrezionale debba essere il seguire con disciplina una certa regola di trading. Ecco, secondo me proprio a livello di ragionamento molto semplice, molto grezzo, molto conciso, io dico, se devo, cazzo, seguire con disciplina una strategia, io l'automatizzo e ci penso il computer a seguirla con disciplina, perché mi devo sforzare. Tanto per seguire una cosa con disciplina devo averla testata, devo avere la prova che almeno nel passato questa ha funzionato. Bene. Una volta che l'ho testato, ho già il codice pronto, lo faccio lavorare da solo e vaffanculo alla disciplina, perché mi devo stare lì a rodere il fegato tutto il giorno davanti allo schermo. Logica. Logica proprio da macchina, da computer. Perché? Qual è invece, secondo me, la forza, dal punto di forza del trader discrezionale? È proprio il contrario della disciplina. Vedete che molto spesso, almeno la mia formazione Trading 2.0, ha trovato, diciamo, dei riscontri nell'opposto di quello che comunemente si pensa, di quello che comunemente si dice, esattamente l'opposto. Quindi per me, diciamo, la forza della discrezionalità è proprio nella improvvisazione, nell'intuito, okay? Nella visione più allargata dei mercati di riferimento. Okay? Quindi esattamente il contrario del seguire con disciplina una certa strategia. Ovviamente partendo, come abbiamo detto prima, da una base che dia un cavolo di riscontro sulla serie storica, perché senza quella, secondo me, non si va da nessuna parte, a parte qualche exploit che può essere qualche news, qualche evento, lì dopo ci si regola, ecco, ovviamente. Però per un trading, diciamo, quotidiano o comunque programmato con una certa costanza, la mia scelta è quella di partire dalla consapevolezza di avere un vantaggio sul mercato, altrimenti facciamo i polli. Ok? Allora, un minutino di promozione, se mi concede Giuseppe, dopo passiamo alle domande. Sì, vai, vai. Te Allora, lo meriti, te lo meriti, perché comunque questi webinar di altissimo livello, io non so che valore date a dei webinar gratuiti, ma con Sergei è sempre un piacere, quindi vai sempre pure. una sorpresa. No, no, assolutamente. Allora, questo l'altra volta avevo promosso il corso di programmazione che potete sempre fare adesso, la prossima edizione live probabilmente sarà in autunno, però potete sempre comprare le registrazioni. Questo qui è in programma, sono 4 serate, circa 3 ore. Quindi è come se fosse un corso, i soliti corsi di 2 giorni di trading, ok? Perché dopo sono 6-12 ore di webinar, è come fare 3 giorni dal vivo, ok? Dopo che io ho cambiato le date oggi, dal 25 al 28 giugno, ok? Sono sempre webinar dalle 7 alle 10, circa 3 ore, ok? Solo per i partecipanti a questo webinar che sono qui, hanno investito il loro tempo con questo caldo e si sono messi a seguire il mio webinar, io faccio una cosa stracciata, ok, metà prezzo, invece di 400, invece di 3,90 190, poi vi mando la mail, è valida solo, facciamo, fino a domani, offerta lampo, sì, prendere o lasciare, d'accordo? Sergei, l'unica cosa, io ti devo mandare poi la lista dei contatti perché tu devi mandare poi gli indicatori, solo che io Certo. sono impegnato con l'ETF, quindi io spero di farcela per domani. Però magari se non ti do la lista entro domani mattina, tu magari concedi poi questo sconto anche per le prossime 24 ore, perché in quel Vabbè, dopo caso cioè, domani facciamo, dopo sarebbe domani. colpa mia. Io comunque domani mattina ti giro la lista così tu poi mandi tutto il materiale anche la Domani. promozione. Dopo che a chi interessa il programma è qui sul sito. Qui andiamo a vedere dei pattern miei, andiamo a vedere 3 pattern
che danno dei risultati simili a questi, ecco, quindi pattern, sapete che poche regole precise e concise, quindi una cosa operativa, che funzionano anche cambiando un po' lo stop loss take profit, quindi c'è abbastanza spazio per la discrezionalità, d'accordo? Infatti questi pattern li ho messi nel corso dedicato al trader discrezionale, che comunque hanno, diciamo, un background di backtesting sui mercati finanziari, quindi il Pelican pattern, il White Swan e il Pelican pattern reverso, quindi trend contro trend e ritracciamento. Sono comunque pattern che stanno alla base, diciamo, sono la versione, diciamo, il cuore, no? La versione semplificata dei miei comunque sistemi, che i loro risultati, ecco, li fanno, ecco. Poi chi si è perso il Ok, corso di programmazione, dopo mi contattate, posso vendervi le registrazioni, ok? Se avete delle domande, fatevi sì, sotto. Sergei, ce ne sono tante, però abbiamo sforato ben oltre l'ora, quindi volevi fare un'ora, siamo arrivati a un'ora e mezza, un'ora e 40, quindi Beh, dai. se apriamo la discussione arriviamo anche alle 2 ore. Con te è sempre un piacere, Sergei. Io ti dico, sono assolutamente d'accordo con te per il 99% delle cose che ci hai fatto vedere, assolutamente. Un'unica precisazione che voglio fare è sulla disciplina, perché ovviamente tutto è nato dal secondo webinar, che chi non l'ha visto può andarlo a vedere, dove io parlavo di questa disciplina, ci vuole disciplina, no? Probabilmente mi sono spiegato male. Io quando parlo di disciplina, e adesso non puoi non darmi torto, la disciplina per me è anche una mancanza di pazienza. Voglio dire, se io faccio partire un sistema di trading, tu adesso mi hai fatto vedere il sistema dei gap, e questa è una cosa che vedo molto spesso anche quando parlo con i miei clienti, oppure mi parlano dei loro programmi, è che fanno partire l'expert, magari l'expert parte in un periodo di drawdown e lo staccano. Quella per me è mancanza di disciplina, perché se tu hai studiato, hai fatto dei backtest, lo hai lanciato, hai fatto tutti i tuoi studi, e dopo un piccolo periodo di drawdown lo stacchi, lì di chi è la colpa? Dell'expert o del trader? Io ho una, come sempre, purtroppo mi dispiace, però neanche su una cosa che sì, siamo d'accordo, però io sinceramente anche qui sono un po' controcorrente, perché più che mancanza di disciplina, io parlerei di mancanza di conoscenza e di esperienza. Sono Va benissimo, però magari accuse tu un sai po' più benissimo. concrete, perché per assurdo, io posso anche fare una cosa diversa, anche contraria al mio trading system, perché magari ho un'intuizione che mi può anche andare bene. Ha ragione o per puro caso, non è detto. Okay. Quello che invece nel tempo, a me, ti dico proprio a livello personale, un po' d'anni che ci provo, ecco, quello che comunque a me mi ha portato a tenere i miei sistemi lì e sopportare i miei periodi di drawdown, di lasciare il mondo come sta, di lavorare sui sistemi solo quando comincia a essere veramente il caso di metterci le mani, non è stata la disciplina, è stata, diciamo, una maggior conoscenza di quello che andavo a fare e l'esperienza di veder lavorare nel tempo i miei sistemi. E qui ci vogliono degli anni di esperienza, ragazzi. Quella non la compensi con la disciplina, perché la disciplina ti può anche portarti all'estremo opposto, che ti impunti su un sistema che invece magari era il caso di riguardare qualche cosa che magari si è sottovalutato in qualche aspetto del mercato, della qualità delle esecuzioni, oppure si è sovraottimizzato, capito? Quindi non è così, diciamo, non è così univoca la questione. Disciplina, punto. No. Io qui parlerei più che altro di esperienza Mancanza e di pazienza, cioè disciplina. anche se è esperienza, però metti il caso, no? Cioè, noi siamo sui mercati per fare soldi, no? Se tu mi dai un expert e i primi mesi non mi perdi, io magari ci devo pagare, che ne so, le bollette, devo fare
magari avevo delle aspettative che nei primi mesi non si realizzano, lo stacco, ma quella non puoi, anche se magari, che ne so, sono un perfetto programmatore, ho anche una mente, diciamo, razionale, sono un tipo che comunque, non so, ha un approccio abbastanza professionale, però può capitare in momenti di un momento che non lo so, un momento di vita dove particolarmente si ha bisogno di entrare di quei capitali, lì magari io lo stacco l'expert e lì magari appunto proprio per una mancanza di pazienza, puoi chiamarla come vuoi, disciplina, quello che vuoi, butto all'aria magari mesi e mesi di studio. E questo è un errore che io vedo molto spesso. Magari anche tu adesso sei brevissimo, ci hai fatto vedere il tutto, magari vendi il tuo expert a 30 persone, di queste 30 persone, quante secondo te porteranno a termine l'expert? Cioè lo faranno girare tutti i giorni, daranno fiducia all'expert anche nelle fasi di drawdown? Secondo me di 30 lo faranno 5, 6 persone, non di più. Lo so, lo so. Che ti devo dire? Ci vuole una... Ritorniamo sempre lì. La mia opinione è che la disciplina è viene fuori appunto dagli anni di esperienza. Perché dopo Sì, una ma io volta le che hai dico quella, verificato. non nel senso della disciplina devo seguire l'engulfing. Tu adesso mi hai dimostrato oggettivamente che quella conformazione non funziona, quindi è chiaro il messaggio, sono d'accordo, è inutile perdere tempo su un pattern di price action, stare lì a sbattersi la testa, a cercare la tendenza di fondo, quello che vuoi, quando in realtà non funziona già di base, quindi meglio puntare a qualcosa che funziona così in maniera grezza, come hai fatto vedere dei gap e da lì costruirsi poi delle altre regole per implementare quella strategia e renderla più profittevole possibile. Però è da seguire, per seguire bisogna stare lì con il culo. Eh sì. Assolutamente. Sì, E lì ci sì. vuole la pazienza di dar fiducia a questi studi Però, e sì. farlo. Sì, ho semplicemente voluto dire come l'ho risolta io, che ovviamente è un problema inutile che dico che non mi sono mai scontrato. L'ho risolto osservando negli anni l'andamento dei miei sistemi. Dopo è stato facile, dopo anni, capito? Dare per scontato la disciplina. Ok, però secondo me non c'è, cioè, poco da fare, ecco, la consapevolezza di queste cose l'acquisisci dopo anni di esperienza, ecco. Perfetto, perfetto. Ok, allora, Allora, vedo un po' una nella domandina mano. interessante che ho visto. Allora, Antonato mi chiede se devo usare il metodo Monte Carlo per validare il sistema. Certi miei colleghi sistemisti lo usano e lo ritengo un sistema valido, usato in un certo modo, può essere usato anche per regolare il money management, per stimare un certo drawdown massimo previsto. Io sinceramente non la uso per dei motivi che sono un po' lunghi da spiegare, quindi non è una cosa mia, però ho visto sicuramente dei sistemisti di rispetto che li utilizzano. Va bene, Sergei, allora io direi di chiudere. Per chi poi ci sarà all'ITF di Rimini, TICMIL sarà presente allo stand numero 40. Non so, Sergei, se tu sarai presente, noi quest'anno non No, faremo scientist. penso di no, purtroppo. Ah, peccato, peccato. E allora, poi, una cosa, non chiedete a me indicatori expert perché io non programmo, non so nulla, quindi poi vi rimanderà Sergei, io domani gli mando la lista degli iscritti, quindi poi lui a seconda poi appunto dei suoi impegni vi girerà il tutto anche con la promozione del corso. Grazie allora a tutti per aver seguito questo webinar e vi auguro come sempre buon trading. Ok.